GoCarTV.com, collegatevi, Parola di Oriano, uscito da Sboroni. A Castelletto di Branduzzo, in provincia di Pavia, nel weekend del 25, 26 e 27 ottobre, è andato in scena l'atto finale del campionato italiano Xykarting. Si sono assegnati i titoli in tutte e quattro le categorie, KZ2, KF2, KF3 e 60 mini. Alla vigilia, in testa alle classifiche di categoria, si sono presentati Massimo Dante in KZ2, Julien Darras in KF2, Alessio Lorandi in KF3 e Nicola Brusci nella 60 mini. Da segnalare la presenza, all'interno del cartodromo lombardo, dell'amatissimo ex pilota di Formula 1 Jean Alesi, attento osservatore di suo figlio Giuliano, impegnato nella categoria KF3 con il team Baby Race. Noi di GoKart TV, in quel della pista Sette Laghi di Castelletto di Branduzzo, abbiamo seguito da vicino, ancora una volta, il team Baby Race. Protagonista di questa puntata sarà nuovamente il terribile driver barese Nicola Brusci, vincitore della tappa di Lonato ed attuale capoclassifica. A Brusci, in quest'ultimo round di campionato italiano, si giocherà lo scettro di campione, insieme ai suoi rivali Francesco Pagano e Giuseppe Fusco. Da segnalare che Nick si è appena laureato campione internazionale nella categoria Mini Rock, gara questa di livello mondiale, che si è appena disputata presso la pista South Garda Karting di Lonato, in provincia di Brescia. Un altro pilota dal piede molto pesante a cui daremo spazio in questa puntata sarà il lombardo Lorenzo Colombo, che proprio presso il tracciato pavese ha effettuato il suo debutto nella categoria KF3 con il team bresciano Baby Race. Dopo essere stato protagonista di assoluto rilievo per anni nella categoria 60 mini, vincendo numerosissime gare, nonché il campionato italiano nel 2012 nella Easy Kart ed avendo conquistato la terza piazza nel campionato italiano Xykarting l'anno scorso, per Lollo inizia quindi una nuova avventura in una categoria molto formativa e competitiva. Ma chi sono esattamente Nicola e Lorenzo? Beh, gustiamoci questa divertente intervista doppia che abbiamo realizzato ai due amici e compagni di squadra. Nome: Lorenzo. Nicola. Cognome: Colombo. Abrusci. Soprannome: Lollo. Nick. Quanti anni hai? Io ho 13 anni. 12. Per quale team corri? Ora in KF3 gareggio per il team favoloso della Baby Race. Baby Race. Da quanti anni corri in go-kart? Penso da 8 anni. 3. In quale categoria sei attualmente impegnato? Adesso in KF3, ma prima ho fatto la 60 Easy, campionato Easy Kart, e la 60 Mini nel campionato CXI. 60 Mini. Qual è stato il tuo successo più importante? Quando ho vinto l'italiano Easy Kart, facendo una serie di gare, sono riuscito a portare al meglio tutto il mio materiale, tutto il go-kart e anche la mia esperienza, che poi è andata verso la KF3. Ho vinto il Mondiale Rock 2013. Qual è la parte della corsa che più ti piace? La partenza e l'arrivo. La partenza. Come stai vivendo questo weekend a Castelletto di Branduzzo? Nelle qualifiche non sono andato così bene come mi aspettavo, e nelle gare di scontro così. Abbastanza bene, ma la sto giocando per il campionato italiano. Guarda il tuo compagno di squadra e fagli una linguaccia. Qual è il tuo pilota preferito di Formula 1? Alonso. Vettel. E Alonso. Belair Rodriguez o Michel Hunziker? Belair Rodriguez. E uscirei con tutte e due. Come fa il tuo go-kart? Lollo, imita Nicola. Tremont, che ugazzo tengo. Figo, dai, che sei una merda, dai. Qual è il tuo sogno da grande? Arrivare in Formula 1 come tutti i piloti di adesso. Andare in Formula 1, ma tanto questo sogno è di tutti.
fai un augurio al tuo compagno amico per questa gara. Vai Nicola, vinci il campionato italiano. Auguri Lollo, spero che la tua avventura in KFF3 ti vada bene. Sei proprio sicuro di avergli detto tutto? Ah Nicola, sei stato fortunato che me ne sono andato dalla 60, altrimenti era guerra. Ti avrei stracciato comunque. Fateci un urlo. Ah! Ah! Dopo aver visto la simpatica intervista doppia, iniziamo ad entrare nel vivo delle gare. In primis vi faremo vedere quelle di Un Weekend con Lorenzo Colombo. Prime prove cronometrate per Lorenzo Colombo, al debutto ufficiale nella categoria KF3, il portacolori del team Baby Race è quindicesimo nel suo gruppo e risulta essere 29esimo assoluto su 50 partecipanti totali. La prima manche in programma per il competitivo Colombo è da applausi. Partito solamente dalla 19esima piazza in griglia di partenza, a suon di giri veloci e di bei sorpassi, chiude il primo incontro della sua carriera in KF3 in decima posizione assoluta, incollato al trenino dei leader. Queste sono state le sue parole al termine della prima manche. Era la mia prima partenza in KF3 e non sapevo bene cosa fare. È riuscita bene, poi continuando con i giri ho recuperato sempre più posizioni perché partivo nelle retrovie e alla fine ho concluso decimo. Manche 2 compromessa alla seconda curva dopo il via per il driver di Legnano Lorenzo Colombo. Scattato dalla decima fila dello schieramento, è stato sin da subito coinvolto in un contatto che ne ha compromesso lo svolgimento della manche. Sfilato nelle ultime posizioni, il pilota del team Baby Race ha effettuato una buona rimonta che lo ha portato a terminare la propria corsa in 21esima posizione totale. Con un totale di 31 penalità, il driver lombardo partirà per gara 1 dalla 23esima posizione in griglia di partenza. Davanti a tutti, in pole position, Lando Norris, seguito dai pretendenti al titolo, ossia Leonardo Pulcini e Alessio Lorandi. Una gara quindi tutta da seguire. Gara 1 da brividi per il debuttante Lollo Colombo. Partito dalla 23esima piazzola in griglia, il legnanese è autore di uno straordinario start. Al termine del primo giro transita già davanti al traguardo in 13esima posizione. Nel corso del secondo passaggio affonda l'attacco su un suo rivale, andando a guadagnare così la 12esima posizione. Da qui Colombo, facendo siglare responsi cronometrici come i primi, va ad agguantare il trenino di testa. Inizia così un bel duello con i piloti che occupano la top 10. Sono svariati i cambi di posizione. Lollo, tirando fuori gli artigli, termina questa gara 1, la prima per lui in KF3, in 12esima piazza assoluta, recuperando ben 11 posizioni. Da segnalare che ha girato a solo un decimo dal best lap della corsa. Un grande debutto. Il duello in campionato fra Alessio Lorandi e Leonardo Pulcini, per tutto l'anno antagonisti anche in campo internazionale, si è risolto a favore di Alessio Lorandi con la sua vittoria nella prima finale. Un successo questo che gli ha garantito matematicamente il titolo per il secondo anno consecutivo. Sul podio di gara 1 anche il campione europeo Lando Norris e il sorprendente russo Alexander Vartanian della World Racing, con Pulcini quarto al traguardo. Ho vinto anche un titolo nelle US Cup, sono riuscito a vincere oggi l'italiano davvero difficilmente perché avevo un rivale molto forte che siamo scontrati tutto l'anno, però sono riuscito a vincerla anch'io di un po' di furbizia, però era molto difficile perché c'erano molti piloti forti e è stato bello. Stavo seguendo un pilota in modo che io potessi recuperare sempre molte più posizioni rispetto alla mia posizione finale, solo che non è andata così perché verso la fine quel pilota si continuavano a superare con un altro pilota, un altro driver, e alla fine io li ho passati tutti e due.
Gara 2 difficile, ma non priva di aggressività per il driver Baby Race Lorenzo Colombo. Partito dalla sesta fila dello schieramento in dodicesima piazza, dopo il semaforo verde all'imbuto della prima curva, è proprio il kart numero 370 di Lollo, insieme ad altri, ad essere allargato sull'erba. Colombo transita così in ultima posizione e deve iniziare a spingere pesantemente sul gas per rimontare. Ed è così che in pochi giri riesce a riprendere i suoi rivali e, sorpasso dopo sorpasso, chiude questo esordio in KF3 in 21esima posizione. Abbiamo fatto sul casino, è arrivato su un altro. Sentiamo ora il bilancio complessivo di questo primo weekend di gara in KF3 per il driver lombardo Lollo Colombo. La gara 2 la partenza non è stata ottima perché mi hanno buttato fuori alla prima curva, sono andato nell'erba. Nel resto della corsa sono riuscito a recuperare varie posizioni. Dopo altre volte sono uscito di nuovo e alla fine ho concluso 22esimo. Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal Lago Dendine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture: cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Ed ora la volta di seguire le avvincenti gesta del piccolo ma assolutamente determinato e veloce driver del team Baby Race. Siamo a presentarvi un altro weekend in pista con Nicola Brusci. Avvio di weekend con spavento per Nicola Brusci. All'ultimo giro delle prove ufficiali cronometrate, il veloce driver barese, non potendo evitare il testacoda di un pilota davanti a sé, ha finito per urtarlo con conseguente colpo alla mano. Una brutta botta che però non ha, fortunatamente, riportato gravi conseguenze al driver pugliese. Si è fatto male? Riesci a piegare? Sì, riesco a fare tutto, mi sto preoccupando più per il telaio. Vabbè, tranquillo, dai. Le crono per lui si concludono con una splendida prima fila, a soli 39 millesimi dal leader Marsiglia. Nella prima manche, Abrusci scatta davanti a tutti e mantiene nelle prime tornate la leadership della corsa. A metà gara deve però cedere il passo ad uno scatenato Giuseppe Fusco, lotta questa che si fa ancora più calda in quanto i due sono in lizza per la conquista del campionato italiano di categoria. Abrusci non ci sta, rimane incollato all'avversario e, nel corso dell'ultimo giro, uscendo più forte dall'ultimo tornantino, cerca di passare l'avversario sul rettilineo, ma, venendo leggermente allargato sull'erba, dovrà accontentarsi della seconda piazza. Tra i due, alla pesa, una stretta di mano sportiva. Ma una cosa è certa, la battaglia per la conquista del campionato italiano tra Abrusci e Fusco è ufficialmente aperta. Nel secondo ed ultimo incontro di giornata della categoria 60 mini, Nicola Brusci scatta nuovamente dalla prima fila,
ma allo spegnersi del semaforo rosso una piccola esitazione da parte del pilota pugliese li farà perdere qualche posizione. La rimonta da parte di Nick però non si fa attendere e in poche tornate risale la quinta piazza prima di dover ricedere nuovamente tutte le posizioni guadagnate a causa di un duello acceso con altri piloti. Da undicesimo risale in ottava posizione e la bandiera a scacchi gli impedisce di guadagnare ulteriori posizioni in graduatoria. Avendo totalizzato 10 penalità totali, il portacolori del team Baby Race scatterà in gara 1 dalla settima posizione, in quarta fila. Fusco partirà invece in prima fila, al fianco del Pullman Lind, mentre Pagano scatterà al fianco di Abrusci, in ottava piazza. Gara 1 ricca di emozioni e di grandi duelli, quella andata in scena nella 60 mini. Con la conquista del titolo ancora aperta, Abrusci, Fusco e Pagano regalano brividi. Nick Abrusci scatta dalla settima piazza ed è autore di una bella partenza che lo proietta in quinta posizione. Al termine del secondo giro ritorna sesto, ma per poco, in quanto risalirà presto in quarta posizione. In questo frangente, il gruppetto degli inseguitori, capeggiato proprio dal pugliese del team Baby Race, agguanta il trenino dei leader e gli ultimi giri sono da cineteca. Con Fusco che mantiene la testa della corsa, dietro è guerra con sei piloti che si continuano a scambiare le posizioni. Nick Abrusci passa prima in terza e poi in seconda posizione, ma la lotta accesa e corretta con Francesco Pagano vi farà perdere una piazza sul Campano. E poi, all'ultimo giro, anche la terza posizione sul venezuelano Marsiglia. Il barese chiude quindi questa gara 1 ai piedi del podio, in quarta posizione. Ora per il pilotino pugliese le cose si complicano, in quanto è sceso in seconda posizione, a soli 2 punti dal leader nella graduatoria generale di campionato. Ed eccoci nel bilico della Baby Race con un concentratissimo Nicola Abrusci che appunto sta vivendo questi attimi di tensione prima di gara 2 dove si deciderà il campionato. Beh sì, adesso in questa manche in questa gara ho fatto quarto per colpa mia perché ero addirittura secondo e se facevo quel secondo mi potevo portare potevo restare in testa al campionato italiano e prendermi un bel vantaggio. Ho fatto un errore alla prima curva, sono andato largo e non ho chiuso la porta e quarto. Sono comunque felice perché sono secondo nella classifica, ha solamente 2 punti dalla testa e quindi adesso è tutto da vedere in gara 2. In gara 2 ci si giocherà il tutto per tutto, una sfida che assegnerà il titolo di campione italiano di categoria. La tensione si fa altissima. Per effetto dell'inversione di schieramento dei primi 8 classificati in gara 1, Nicola scatta dalla quinta posizione. Il suo start è molto buono e rimane in quinta piazza, incollato ai paraurti del trenino di testa. I suoi rivali, Fusco e Pagano, invece, rimangono intrappolati nell'accesissima bagarre iniziale, agevolando così la corsa di Nick, che per vincere il titolo deve arrivare davanti ai suoi colleghi. La corsa del pugliese è molto accorta, studiata, da calcolatore. Il tenace e maturo driver del team Baby Race non prende rischi e, rimanendo incollato ai leader, studia gli avversari, fino a quando, nel corso dell'ultimo giro, affonda anche un sorpasso da manuale che li farà guadagnare per qualche metro anche la terza posizione. Piazzamento questo che però, causa un duello che si fa molto caldo, dovrà restituire. Nicola, sotto la bandiera a scacchi, taglia il traguardo in quinta posizione assoluta, piazzamento questo che gli basta per autografare il prestigioso titolo di campione italiano 2013 nella categoria 60 mini. Con 4 punti di vantaggio, Abrusci festeggia l'alloro davanti ai bravi e tenaci Giuseppe Fusco e Francesco Pagano. Un altro successo che proietta sempre di più Nicola Abrusci a mantenere il testimone di capoclasse e di numero 1 in questa bella e difficile categoria. Andiamo dall'altra parte del mondo. Yeah.
Sono arrivato prima! Vengo anch'io a correre per Top Fuel Racing. È uno spettacolo! Sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno dei circuiti più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo da battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, 50 esemplari al mondo, macchina molto prestazionale con 240 cavalli ed un peso di 930 kg. Diversi sono i pacchetti che vengono proposti, dal giro singolo a turni in pista da 25 minuti, anche divisibili tra più persone. Regala o regalati un'esperienza di guida su una vera auto da corsa. Rivivrai poi la tua giornata da pilota in TV. Per informazioni e prenotazioni www.iltuosognoinpista.it. Ma mi assomiglia, eh? Ma sono io, sono Riano, il capomeccanico della Formula 1. Ma cosa ci faccio qua? Ma perché ho scoperto questo nuovo sito, GoCart TV. Una cosa spettacolare, eh? È la prima web TV in onda 24 ore su 24. Qualche roba tematica, sui go-kart. Come mai go-kart? Perché lì andiamo a vedere se ci sono i tabacchini veloci, per il futuro della Formula 1, ma si capisce. Cosa troviamo su questo sito, che è uno spettacolo, è velocissimo, eh? Adesso te lo spiego. La web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato. All'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. Poi allora ci siamo capiti, eh? Ci vediamo su gocarttv.com. Correte subito sul sito, è uno spettacolo! Oh, ma lui è già andato! Quali sono le tue emozioni, visto che sei sul podio e ti hanno appena premiato? Allora, sono emozionatissimo, anche perché sono campione italiano ed è stato un grande successo per me. E poi, ho fatto la gara con intelligenza, anche se non pensavo di vincere. Sono andato benino fino alle qualifiche e poi ho incominciato, non lo so, a non essere più concentrato e sono andato male. Ecco un doppio weekend fortunatissimo per te, campione internazionale nella rock e oggi campione italiano nella mini. Cosa potevi avere di meglio? Non lo so, secondo me questo qua è il massimo, ho vinto due titoli in 14 giorni e sono contento di quello che ho fatto. Si è concluso questo weekend strepitoso per il team Baby Race, che qui in quel di Castelletto di Branduzzo ha conquistato la vittoria nel campionato italiano sia nella categoria KF3 che nella 60 mini kart. Siamo con Sandro Lorandi, titolare del team, che penso sia molto soddisfatto. Sì, siamo molto contenti, tutto lo staff è contento perché siamo riusciti a ripetere la stagione dell'anno scorso. Abbiamo fatto una bella doppietta anche quest'anno con la 60 mini e con la KF3 e quindi più soddisfatti di così. Ecco, sicuramente un team Baby Race che noi l'abbiamo visto un po' nascere in questi anni, ha avuto una scalata verso la vetta veramente importante. Sì, siamo molto contenti, dietro c'è un lavoro immenso che si vede poco durante il weekend di gara, però dietro vi assicuro che c'è tantissimo lavoro. Anche gli altri team comunque stanno lavorando molto bene, è stato molto difficile ripetersi quest'anno in queste categorie perché la cosa è stata veramente agguerrita e infatti in tutte e due le categorie siamo riusciti a prevalere, ma soltanto all'ultima, nel corso dell'ultima prova di oggi. Ecco che come avete visto i vincitori sono stati Nicola Brusci nella 60 mini kart e Alessio Lorandi nella KF3. Per il team Baby Race cosa ci sarà nel 2014? Bah, adesso intanto dobbiamo finire questa stagione che è quasi finita, ma ancora tre appuntamenti molto importanti che sono la USK Final settimana prossima, sempre qui a Castelletto, il trofeo delle industrie dove siamo presenti con diversi piloti e poi l'appuntamento principe che è la seconda prova del mondiale nel Bahrain, dove speriamo di riuscire a,
a portare a casa un bel risultato. Campionato del mondo. Ricordiamo che tra l'altro la Baby Race ha vinto anche l'International Final nella 60 Mini Rock settimana scorsa con Alonato, con il buon sempre Nicola Bruci. Nicola Bruci ci ha dato una bella soddisfazione, non era tra i programmi questo tipo di evento, l'abbiamo deciso soltanto un mese prima. E è stata una bella soddisfazione per tutti. Benissimo, sicuramente rincontreremo il team Baby Race in pista per questa puntata ricca di emozioni e di belle sfide. È tutto, a settimana prossima. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e a Sandro Lorandi del team Baby Race. Buonasera a tutti, grazie a voi. Ragazzi, Sandro, mi rifate campioni d'Italia? Mi rifate campioni d'Italia? Ragazzi, mi fate campioni italiani? Campioni d'Italia! GoCarTV.com, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.